La Corte dei Conti ha registrato il contratto di Paolo Esposito, coordinatore dell'Ufficio Speciale del Cratere, USRC, una notizia arrivata proprio mentre i sindaci erano in riunione a Fossa e meditavano di riconsegnare la fascia. Dopo 2 mesi di attesa e la ricostruzione ferma in 56 comuni del cratere, si avvia dunque alla ripresa dei processi di ricostruzione dopo questo stop forzato. Esposito quindi potrà subito mettersi al lavoro, sbloccando atti e mandati di pagamento arretrati. I sindaci, nel corso della riunione a Fossa, hanno parlato anche della ricostruzione nei loro comuni, a cominciare dalla scarsità di organico negli uffici. Questo è il problema più grande. La situazione del mio comune, noi abbiamo ancora cassa per pagare i stati d'avanzamento, però fra un po' questa cassa andrà ad esaurirsi, noi richiederemo il rimpinguamento, ma se Paolo Esposito non rientra nei suoi poteri, i soldi a noi non ci verranno dati e la ricostruzione ovviamente subirà uno stop. Questo è un problema che esiste da sempre, no? Quando si parla di città di territorio se ne parla sempre nei libri, per fare politica così parlata, ma poi all'atto pratico non se ne vede mai una conseguenza fattiva, operativa. Noi sindaci questo lo subiamo, lo subiamo più di quanto subisce l'Aquila un territorio che non riesce a svilupparsi. Noi subiamo le conseguenze maggiori, ma anche l'Aquila subisce conseguenze in mancanza di un territorio che non riesce a organizzarsi nei suoi confronti. Quindi è un'occasione questa qua del terremoto che, se non stiamo attenti, è un'occasione che perdiamo, è unica e ripetibile per queste cose.